Il Pineto è insaziabile e conquista la Coppa Italia Serie D dopo aver battuto in rimonta la Gian Erminio al Comunale di Gavorrano. I biancazzurri macinano successi su successi, scrivendo un'altra pagina della storia sportiva abruzzese. Amaulo lancia il duo Allegretti Maio, panchina per Giambè. Per i lombardi Perna, Fumagalli e Caferri a comporre il reparto d'attacco. Alla prima occasione Gian Erminio in vantaggio, Caferri al volo supera Mercorelli, portiere spiazzato dalla decisiva deviazione di Di Filippo. La squadra di Amaulo non riesce a reagire e i ragazzi della Martesana raddoppiano con un colpo di testa strepitoso di Fumagalli, assistito dal solito e irresistibile Caferri. Passata la sfuriata, sale in cattedra il Pineto, contatto Caferri della Quercia e calcio di rigore assegnato ai Teramani. Dal dischetto Allegretti spiazza Daniello, dimezzando lo svantaggio. Ancora protagonista l'attaccante numero 16 al 42esimo con una perla che si incastra sotto la traversa. Il pareggio del Pineto diventa realtà a pochi giri di lancette dall'intervallo. Prima del break c'è tempo per un diagonale mancino di Brioschi che termina la sua corsa sul fondo. Nella ripresa i biancazzurri completano la rimonta da angolo di Losicco, sbuca la zampata di Forgione sui pressi della linea, Pica allunga in rete il pallone del 2-3, momento di confusione per la Giana, Pineto che ne approfitta guadagnando un altro tiro dagli 11 metri dopo il contatto tra Daniello e Della Quercia. Questa volta si presenta Maio, ma l'esito non cambia e i biancazzurri mettono la freccia, inserendo la quarta. Gian Erminio che si tuffa in avanti solo all'88esimo con una conclusione di Messaggi che si stampa sul palo. A Mercorelli battuto, l'ultimo ad alzare bandiera bianca è Caferri. Il bolide prende quota e non inquadra la porta. Esulta il Pineto, la squadra di Brocco completa la doppietta in stagione aspettando il doppio confronto con il Sestri Levante per la semifinale della Pool Scudetto. Sì, siamo stati una squadra compatta che non ha mollato fino all'ultimo, e questo è stato il coronamento fondamentalmente di una stagione penso strepitosa, quindi è andato tutto come doveva andare. C'è stato un momento di difficoltà dove sono stati per quei 10 minuti iniziali dove abbiamo preso 2 gol, ma poi la squadra è venuta fuori per quello che era, un grande gruppo, una grande squadra. Sì, un gol importante per la squadra, che è andato in vantaggio su 3-2, poi sì, la dedica è per mio nonno che non c'è più da 4 mesi, e aspettavo questo momento da tanto e sono contentissimo. Una grande gioia, l'ennesima festa di questa stagione. Sì, mo manca soltanto l'ultimo sforzo per fare questo triplete. Noi ci crediamo fino alla fine e speriamo di vincere anche la scudetto. Sicuramente un grande contributo, però più che mio di tutta la squadra, perché comunque andare in svantaggio di 2 gol dopo 10-15 minuti non era facile ribaltarla e addirittura andare di 2 gol avanti. E quindi questo dimostra la forza del gruppo e che dimostra anche che il campionato è stato meritato. Avete dato un'altra grande dimostrazione di forza. Sì, sicuramente, come ho detto prima, non è facile andare sotto subito e poi recuperare la partita. È normale che vincere la Coppa Italia più il campionato non capita a tutti, infatti se non sbaglio è capitato solo 8 squadre. Ora c'è un altro impegno importante, ci vogliamo arrivare già pronti mercoledì a Sestri Levante per cercare di fare qualcosa di ancora più storico. E abbiamo scritto un'altra pagina di storia, già nel campionato abbiamo fatto qualcosa di incredibile. Oggi direi ancora ci siamo superati, perché sotto i 2 gol con una squadra forte come il Giana poteva essere una mazzata per qualsiasi giocatore, ma noi siamo la nostra squadra è fatta di uomini veri, l'abbiamo dimostrato anche oggi. Siamo rientrati in partita giocando un ottimo calcio e abbiamo pareggiato già nel primo tempo con merito, e poi abbiamo chiuso la gara nella seconda parte della partita. Siamo soddisfattissimi di questo e abbiamo scritto una pagina forse incancellabile della storia del calcio abruzzese. Giusto merito a questi ragazzi che anche oggi hanno dimostrato il proprio valore, la propria forza, e hanno alzato il secondo trofeo con merito. Adesso festeggeremo tutta la serata e poi ci prepareremo per la semifinale del Scudetto. Questo è un grande risultato. Io sono commosso di questo risultato perché i ragazzi hanno creduto fortemente al successo e ci sono riusciti. Una partita bellissima dove sicuramente hanno meritato. Passato quel quarto d'ora che abbiamo visto un po' qualcosa di non bello, però dopo si sono ripresi e alla grande hanno vinto.
una vittoria appunto con una grande dimostrazione di forza, l'ennesima di questa stagione. Un grande gruppo, sì, abbiamo costruito veramente una bella squadra, c'è stata una forza di coesione, uno spogliatoio molto unito, questo merito al nostro mister, che io non lo chiamo mister, non lo chiamo educatore, perché riesce a mantenere quegli equilibri importanti per poi essere vincente. Abbiamo detto una stagione che arriva dopo anni in cui la società ha programmato con grande oculatezza e professionalità. Beh, sì, è ovvio, i successi non vengono mai da soli, vengono attraverso un percorso, credere negli obiettivi, e questo, quest'anno abbiamo avuto un premio tutti quanti, tutti, dalla dirigenza al settore tecnico, ma anche soprattutto anche il settore giovanile. Noi si sono distinti anche gli allievi, si stanno distinguendo ancora nelle partite fuori regione. E quindi io da presidente non posso che non essere soddisfatto di tutto questo, perché alla fine hanno vinto tutti i campionati.